Amici di Fauno TV, ben trovati. Per questo speciale ci troviamo a Cartoceto al ristorante Symposium, che oggi ospita davvero un evento interessante, perché l'indiscusso protagonista è un'eccellenza del nostro territorio. Ho deciso di darvi qualche indizio. Si tratta di un vino che ha già compiuto 50 anni, pur vantando due millenni di storia. Il suo nome deriva dalla colorazione tenue degli acini. È un vino bianco autoctono delle Marche. Avete indovinato? Si tratta del Bianchello del Metauro DOC. Oggi celebriamo questa eccellenza grazie ad un talk con un nutrito numero di ospiti davvero interessanti ed esperti nel settore, che adesso direi di andare ad incontrare. È necessario individuare le nuove possibilità di sviluppo per sostenere l'economia delle nostre imprese, e sicuramente l'enoturismo è una di queste. È una delle linee direttrici che sicuramente possono portare ad un risvolto economico e, aggiungo, anche sociale. L'ho detto prima, l'ho sottolineato durante l'intervento, questo può voler dire non soltanto rafforzare le nostre aziende nel mondo vitivinicolo, ma vuol dire anche valorizzare il nostro sottoterra e con esso ovviamente anche i borghi. Lo dico anche da un punto di vista del ripopolamento demografico. Ovviamente dobbiamo però fare due grandi salti di qualità. Il primo è di tipo ovviamente comunicativo, perché fin troppo fino ad oggi siamo stati un po' autoreferenziali, diciamo così. Abbiamo delle grandi produzioni, delle grandi eccellenze agroalimentari. Questo territorio, Cartoceto, ne è la riprova, non soltanto per ciò che riguarda il vino, ma è anche sede dell'unica DOP oleari di tutta la regione Marche, lo ricordiamo, ma molto spesso questa cosa ce la raccontiamo all'interno della cinta muraria di casa, diciamo così, e dobbiamo imparare invece a fare una narrazione molto più efficace oltre il confine, fuori dai confini nazionali, e quindi su uno scenario completamente nuovo. Il secondo grande salto di qualità è costruire su queste eccellenze appunto un sistema economico, rafforzare le nostre aziende e al tempo stesso non è soltanto una questione di carattere produttivo, ma in questo senso va l'enoturismo, possiamo sicuramente sviluppare invece un sistema di accoglienza e di ricettività turistica molto molto importante, purché però sia qualitativamente adeguato ovviamente a quella che è l'attesa di quel target dei visitatori. Vignaioli d'autore è sinonimo di valorizzazione dell'attività vitivinicola del territorio. Oggi siamo qui per celebrare una delle nostre eccellenze. Parliamo anche allora di questo vino così affidabile ed utile, dicono gli esperti. Sì, un vino attuale, è chiaro che è un vino smart, un vino che ha negli anni acquistato grande rilevanza a livello nazionale, perché di fatto con la sua duttilità tra tradizionale, passito, spumante, superiore, si è posto su tavoli nazionali e internazionali in maniera veramente eccezionale. Però siamo qui per promuovere veramente la DOC, ma anche il territorio stesso, perché possiamo fare con l'enoturismo da traino veramente per un turismo esperienziale, per la valorizzazione di un territorio che purtroppo negli anni probabilmente non ha avuto tutte le sue rivalse o attenzioni a livello nazionale e internazionale. Poi veniamo anche da un periodo, anche dal punto di vista economico, insomma, non facile. Possiamo fare un bilancio tutto sommato positivo ad oggi? Sì, possiamo fare un bilancio positivo, e la storicità ci racconta anche in altri territori che il vino comunque sia può fare veramente da traino. La legge dell'enoturismo partita adesso può essere uno strumento fondamentale per chiudere il puzzle che di fatto si sta creando sul nostro territorio, perché veramente siamo i protagonisti di un bel quadro, come si è raccontato stasera, che non è di Piero Della Francesca, ma che veramente racconta ciò che di tanto bello c'è sul nostro territorio, che forse a volte viene sottovalutato. Dobbiamo essere anche un po' più consapevoli di ciò che abbiamo, perché abbiamo dal mare alle montagne, con in mezzo tanta arte, storia e cultura, che insieme veramente possono creare un valore aggiunto economico per tutto il territorio. Si continua con la presentazione dei vignaioli d'autore. Siamo con Carla Fiorini, alle spalle 100 anni di storia, ma anche 100 ettari di terra, di cui 32 solo di Bianchello. Sì, il Bianchello è sempre stato il fulcro della nostra attenzione. Abbiamo portato avanti questa uva che viene coltivata da
centinaia di anni nella nostra terra. Il Bianchello infatti è una DOC presente da sempre nel nostro territorio e l'obiettivo è sempre, almeno per noi, fare il meglio con quello che si ha, con quello che ti dà la tua terra. E con questo calice di Bianchello andiamo a brindare all'agricoltura biologica e all'enologia rispettosa della tua azienda. Qui oggi anche tu per celebrare, insomma, questo nostro prodotto tipico. Certamente, siamo qua per con una cosa molto caratteristica, il Bianchello del Metauro in veste spumantizzata, parliamo di un metodo classico. La versione sia 24 che 36 mesi e a breve usciremo con un 48 mesi, un Naturum, quindi un Pas d'Ausée, che esprime al meglio la caratteristica di questo Bianchello. Il nome è Conte Giulio, di un illustre personaggio della metà dell'Ottocento che proprio ieri ha fatto i 200 anni della sua scomparsa, visse a San Costanzo e se ne andò prematuro, ma lasciando un grande equipaggio culturale e ne andiamo veramente fieri. Andiamo a parlare adesso di un'altra azienda legata al territorio, sì, ma anche all'innovazione. Parliamo ovviamente di Bianchello, ma anche di questo gruppo di vignaioli che la sta facendo da padrone. Assolutamente, siamo finalmente ripartiti con questo progetto 2.0 Vignaioli d'autore, nuova veste, e sempre le nuove aziende del territorio, tra cui la nostra Conventino Monteciccardo, e siamo qui per cercare di valorizzare al meglio questo vitigno. E ogni anno è una sfida nella promozione, nella valorizzazione, e soprattutto da quest'anno c'è anche l'aspetto enoturistico che dovrebbe giocare a nostro favore, quindi la volontà di fare incoming, portare i turisti nelle nostre terre per scoprire questa eccellenza che è il Bianchello del Metauro, tutti gli altri vini, ma anche tutte le altre eccellenze del nostro territorio. Dei vignaioli d'autore abbiamo chi fa questo di mestiere ormai da generazioni. Sì, esatto, diciamo che la mia famiglia, io sono la terza generazione di una famiglia che lavora da tanto tempo nel mondo del vino. L'azienda è nata a metà degli anni 30 e poi si è sviluppata chiaramente con mio babbo e attualmente con la mia persona. Oggi celebriamo il Bianchello, che cosa ci dice riguardo alla sua personale produzione? Allora, l'azienda è nata appunto negli anni 30, mio babbo ha, dalla morte del nonno in modo prematuro, realizzato la prima struttura di cantina alla fine degli anni 50, io sono entrato in azienda nei primi anni 70 e da lì poi è nata l'azienda attuale moderna come azienda agricola, come produzione di vini un po' di qualità, dovuti chiaramente a questa scelta tecnica di fare il progetto vigna col progetto vino. Operiamo su due cantine, come dicevo prima, abbiamo sei vigneti dislocati in territori diversi. Da questa realtà nascono Bianchelli che si distinguono proprio per l'influenza del terroir. Abbiamo vigneti sul mare, a Roncosambaccio, vigneti di Medacollina, a Bombaroccio e diciamo a ridosso dell'Appennino siamo a Fratterosa, per cui sono in realtà completamente diversi, pur nella tipicità del Bianchello, unicità del Bianchello e nella stesso sistema di lavorazione in criomacerazione e riduzione abbiamo ottenuto Bianchelli che si diversificano uno dall'altro in modo abbastanza determinante. Ringraziamento particolare allora a tutti gli ospiti intervenuti, ai vignaioli d'autore, evviva l'enoturismo, evviva il Bianchello del Metauro DOC. Grazie per averci seguito e arrivederci.